Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video haul. Oggi siamo stati da IKEA. Come avete potuto vedere nelle immagini precedenti, vi ho fatto fare un rapido giro per il negozio, quello di Corsico a Milano, e adesso iniziamo subito con l'haul, con tutte le cose che ho acquistato. Allora, la prima cosa che ho acquistato è questo set di coltelli da carne. E mi servivano 4-5 coltelli, insomma, per esclusivamente per tagliare le carni, e lì da IKEA ci sono sempre ottimi coltelli, quindi primo acquisto. Poi ho preso questa confezione di sacchettini, quelli autosigillanti per riporre alimenti. E la capacità la leggete qua. Questa era la misura standard che avevano. Ho preso poi queste bottigline di vetro, molto carine, per succhi e quant'altro. Ve ne faccio vedere una aperta, così. Si apre col tappo, normalissima bottiglina in vetro. Poi questa bella bottiglia sempre in vetro con tappo, e niente, praticamente noi la utilizziamo per l'acqua di casa. Come altri accessori per la cucina ho preso poi questo mestolo in silicone. E questo apriscatole. Poi ho preso questo spazzolino per i piatti e le pentole. È fatto così, semplicissimo. Qui si può inserire anche il detersivo, è così. Poi ho preso questi due bei barattoloni per il sale grosso e il sale fino, con i loro tappi ermetici. Molto bello, sto belle, le cercavo già da un po', le avevo viste anche su Amazon, ma poi ho aspettato e infatti ho fatto bene perché le ho trovate da IKEA. Poi ho preso questo strano aggeggio che vi chiederete che cos'è, serve per tagliare le uova a fettine, le uova sode. Adesso non posso farvi vedere come funziona, ma semplicemente voi mi inserite l'uovo sodo qua. Poi con questo passate sopra e andate fino in fondo e tagliate quindi a fettine l'uovo sodo.
E poi questo tappetino per riporre i piatti quando sono bagnati o le pentole direttamente sul lavandino per proteggerlo. Io l'ho preso del colore del lavandino che è sul nero, antracite, e è così. Sempre per la cucina ho preso questi coperchi che sono stranissimi. Come vedete, sono veramente sottili. Vanno bene per tutte le pentole e sono anche, vedete, si possono mettere anche in lavastoviglie, quindi sono anche abbastanza forti e non si danneggiano. Adesso li apro così li vedete meglio. Eccoli, vedete, sono in silicone. Ce n'è di tre dimensioni diverse. Sono trasparenti. Sotto sono così, le metterò subito alla prova e vi saprò dire poi come si sono comportati. Poi ho preso queste scatole in plastica. Allora, due volevo metterle nel frigo che mi servivano per riporre gli alimenti che non sono nei cassettoni e gli altri due devo decidere o in bagno o in cucina. Ho preso questo specchio che è una figata pazzesca. Vorrei farvelo vedere l'effetto che fa, ma è veramente luminoso. Quando lo utilizzate, lo vedete in plexiglass. Veramente l'immagine si vede da Dio, soprattutto per chi fa make-up, chi lo utilizza il make-up, chi vuole vedere proprio nel dettaglio. È uno specchio incredibile perché riflette questo plexiglass. Vediamo se togliendo la plastica si capisce di più. Si può anche appendere, come vedete dietro ha anche sugli angoli. La parte dove poter appendere, guardate che meraviglia, che colore incredibile. Ora non vi sparo addosso la luce perché già si vede abbastanza il riflesso. Comunque, immaginatevi quanto è riflettente. Ho preso poi questi sacchettini, sono quattro in tutto, l'altro ancora del sacchetto di lavanda. Da riporre nei cassetti, veramente profumata. Questa viene 1 euro a sacchetto. Ho preso poi questo accessorio sempre per la cucina con il suo porta sapone che potete mettere qua o metterlo in un altro posto. Qui ci sono gli spazi per la spugnetta e tutto il resto. Io ho la cucina che praticamente ha i dettagli neri e quindi ho trovato finalmente questo accessorio che era un po' che cercavo e che però in altri posti costava abbastanza, quindi sono stata fortunata ad averlo trovato. Poi ho preso questa spugnettina, c'era scritto per i vetri, adesso vedremo cosa fa, se pulisce bene e qui è molto morbida. E poi questo sotto candela e la candela da accendere, molto profumata e molto bella anche. E faceva molta figura, molto carina, molto bella. Bene, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su come al solito e iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo in un prossimo video. Un bacio a tutti quanti, ciao!